Uno dei patrimoni dell'Italia sono la natura e le montagne, le Dolomiti in particolare sono patrimonio dell'UNESCO, si trovano una parte nel Veneto, una parte nel Friuli Venezia Giulia. Le Dolomiti friulane sono quelle forse che patiscono perché sono un po' meno conosciute, sono a cavallo di un territorio ricco di tradizioni, di amore della gente, di passione della gente per il suo territorio, però non ancora sufficientemente sviluppato turisticamente. Giuseppe Damiani è direttore del Consorzio Dolomiti Friulane, è vero questo? Beh, sicuramente sì, diciamo che siamo il territorio meno conosciuto delle Dolomiti, e però è anche quello che offre, un, come ha detto lei, un aspetto paesaggistico molto più marcato delle altre. Qui da noi, cioè, al di là della bellezza naturalistica, c'è una storia, la tradizione, una cultura che è tutta da scoprire e che magari invece in altre parti delle Dolomiti più famose ormai è stata quasi consumata sostanzialmente perché preda del turismo di massa. Qui da noi tutto invece ancora è genuino, o perlomeno si è conservato. All'interno di questo territorio ci sono anche una serie di attività economiche, quelle delle barbatelle, quindi della produzione di piantine, diciamo, per creare i vigneti, che rappresentano una delle economie più forti del territorio. Di conseguenza è un territorio che produce anche una serie di attività economiche non da poco, oltre che presentare una serie di attività da un punto di vista turistico che si possono fare. Noi diciamo che è una palestra a cielo aperto, cioè dove si possono mettere a frutto tutti i cinque sensi che la natura ci ha dato, quindi dalla capacità di ascoltare il silenzio, la capacità di muoversi, di toccare con le mani, del fare, del lavorare il legno, la pietra, quello che può essere, per arrivare poi a scoprire alcuni anfratti veramente meravigliosi, che sono quelli di tutti i solchi d'acqua che percorrono il nostro territorio, perché è un territorio ricco d'acqua, quindi di torrenti e di fiumi che hanno scavato nei secoli la roccia e hanno dato origine a delle meravigliose, diciamo così, anfratti e delle caverne che sono, noi le proponiamo a livello di turismo con del canyoning, e quindi la possibilità di entrare proprio nella pancia della terra e vivere queste emozioni stando all'interno. Siamo a Sequals, il ristorante di Silvia Delle Case, una cucina basata un po' sulle erbe, ma non solo. Non solo, in primavera erbe spontanee che troviamo nei prati attorno al nostro territorio. In estate abbiamo un erbaio con 150 tipi tra spezie ed erbe, e dove coltiviamo sia erbe che fiori. Ristorante La Stella di Meduno, lo chef? Ivana e Giuliana. Che è la mamma. Sì, esatto. Il menù di questa sera? Allora, stasera iniziamo con delle lumache fatte in umido, poi proseguiamo con un risotto con delle erbe di primavera e ortiche, ed infine concludiamo con il gallo in teccia, che è il nostro cavallo di battaglia, fatto con l'aglio fresco del nostro orto. Regis, avete ottenuto fra l'altro un premio prestigioso, il premio Alpe Adria, ma che cosa vuol dire? Allora, per noi è stata un'emozione incredibile. Migliore ristorante del territorio Friuli, Veneto, Trentino, nord dell'Austria e Slovenia. Siamo l'agriturismo Borgo Titolo a Tremonti di Sopra, Dolomiti friulane, agriturismo specializzato nella produzione di formaggi, ma soprattutto della pitina, che è un prodotto slow food. Sì, la pitina è un presidio slow food. E, diciamo, la pitina è un salume, però non è un insaccato. Si tratta di una polpetta di carne che viene praticamente protetta con della farina di polenta. Dopo viene affumicata con del legno di nocciolo, di faggio e anche con dei profumi di ginepro. Siamo a Valeriano, nella cantina di Emilio Bulfon, fra i primi in Italia a valorizzare i vitigni autoctoni e a riscoprire quelle che si stavano perdendo. Sì, non i primi, ma nel nostro territorio siamo stati i primi a valorizzare e mantenere un patrimonio genetico che si perdeva. Quindi abbiamo incominciato negli anni 70 la ricerca di questi vitigni. Abbiamo selezionato i ceppi più sani,
Quindi abbiamo preso le gemme, portate a innestare a Rauscedo, che sono i maggiori produttori di barbatelle nel mondo, e abbiamo cominciato a fare i primi impianti di viti. Abbiamo praticamente iscritto nell'elenco nazionale dei vitigni l'Uccellotti, il Forgiarin, il Piccolineri, il Forgiarin, la Cianorie, il Cividin e la Cordenossa.